Lascio la parola a Leone Barilli dei Radicali. Ciao a tutti, sono Radicali Roma. Ci tenevo a dire due cose. Sono stato lontano da Roma per 25 anni e non ho mai vissuto Ostia come il mare della città. Quindi torno dopo 25 anni e la situazione è sempre la stessa per vari motivi che non sto qui a sottolineare, che ben sappiamo tutti. Però sul lungo muro credo che non dobbiamo avere dubbi, cioè il muro va abbattuto, tutto. Non è che il concessionario subisce un danno all'abbattimento del lungo muro, cioè penso che questo debba essere un principio assoluto e condiviso, qualsiasi siano gli interventi che vanno fatti. Il secondo punto sono la revoca delle concessioni in cui è presente abuso edilizio, in cui c'è stato una forma di illegalità rispetto alla concessione che si è avuta, quindi revoca dell'abuso e delle concessioni abusive. La questione dei varchi: i varchi devono essere concessi, cioè il privato e il pubblico, il varco deve essere consentito, l'accesso deve essere consentito sia di fronte alla spiaggia pubblica che in una spiaggia privata. Questi sono dei principi che non possono essere derogati in base a tenere insieme gli interessi di tutti quanti, sono principi che tengono insieme l'interesse dei cittadini, di milioni di cittadini romani, e che non credo che vanno a intaccare l'interesse del singolo concessionario, ma anzi porterebbero magari un valore aggiunto e non, come ci ricordava Sabella, in quanto appunto anche il discorso dello stabilimento chiuso dei VIP oggi forse è antieconomico. Quindi questo ci tenevo a sottolineare. E poi ricordare appunto nel video, avete visto nelle manifestazioni radicali, ricordo che Pannella è stato per 100 giorni presidente del municipio di Ostia, e quindi i radicali mi sono sempre stati attenti alla legalità e alle problematiche di Ostia. Oggi questi tre secondo me punti sono inderogabili rispetto a qualsiasi intervento amministrativo. Grazie mille.